Nuovo esplodere gli atleti della polisportiva Gigliotti e team di Nuoro che sabato hanno sbancato i campionati regionali assoluti di lotta olimpica disputati a Sassari. La società presieduta da Giovanni Gigliotti si è piazzata al terzo posto della classifica generale a squadre, pur presentandosi alla competizione con soli 4 atleti, che però sono saliti sui gradini più alti del podio. Edoardo Gigliotti si è classificato al primo posto nella categoria 97 kg, stesso risultato per il fratello Marco che ha trionfato nella categoria 74 kg. Ottima anche la performance di Giovanni Andrea Gigliotti che si è piazzato secondo nella categoria 70 kg. Da rimarcare anche il successo di Chiara Roselli che ha vinto la medaglia d'oro nella categoria 53 kg. Una competizione che ha confermato le capacità tecniche e la forza degli atleti del Gigliotti team, ma anche il loro eclettismo, visto che nelle settimane precedenti si erano piazzati ai primi posti degli assoluti di judo e sambo, uno sport derivato dalle tecniche di difesa personale dell'Armata Rossa Sovietica. Ma gli impegni degli atleti nuoresi non sono finiti, anzi nel fine settimana sono attesi dalla prova del 9. Sabato infatti a Ostia sono in programma i campionati nazionali di lotta olimpica. In quell'occasione il Gigliotti team sarà rappresentato dai fratelli Edoardo e Marco che tenteranno l'impresa alla loro portata di salire sul podio. Un obiettivo che consentirebbe loro di raggiungere un risultato di valore assoluto, salire sui 3 podi degli assoluti di judo, lotta olimpica e sambo. Un'impresa difficile ma la portata di Edoardo e Marco Gigliotti che hanno raggiunto la maturità agonistica necessaria per riuscirvi. Un risultato che sarebbe il giusto coronamento per il lavoro che da anni la società del presidente Giovanni Gigliotti fa per consentire ai giovani nuoresi di praticare lo sport, allontanandoli dalla strada e dalle tentazioni che in certi ambienti si possono trovare.